Buongiorno professore, siamo qui all'Università di Torino assieme a Paolo Bassari, buona giornata, grazie per averci accolto e vogliamo scambiare quattro chiacchiere su quanto è importante la taratura delle macchine e tutto quello che è il controllo funzionale delle macchine in visione del PAN che si sta per attivare anche in questo ambito. Ma l'articolo 8 della direttiva europea sull'uso sostenibile dei fitofarmaci prevede l'obbligatorietà del controllo funzionale periodico di tutte le macchine erogatrici in uso sul territorio europeo. In Italia abbiamo stimato, perché manca un registro di queste macchine, circa 600.000 macchine erogatrici in uso sul nostro territorio e quindi già da diversi mesi ci sta attivando, anche grazie appunto al Piano d'Azione Nazionale, con il controllo delle stesse. La scadenza del primo controllo prevista sia dal Piano d'Azione Nazionale che dalla direttiva è novembre di quest'anno e ahimè credo che diverse regioni che hanno poi l'onere e la responsabilità di questo controllo faranno fatica a rispettare questa scadenza. Ci troviamo in mezzo a tante erogatrici. Quali sono le caratteristiche di questo centro? Cosa fate qui? Ma questo centro ha anche delle ricadute su questa direttiva e sul PAN, perché nell'ambito delle attività che svolgiamo non c'è solo quella di certificazione delle macchine nuove di fabbrica. Noi siamo l'unico centro italiano responsabile di queste attività per conto di Enama e a livello europeo per conto di Entam. Questo è un centro, uno dei pochissimi centri a livello mondiale accreditato, e quindi abbiamo anche la funzione di fare attività di controllo delle macchine nuove e dei componenti delle stesse. Ma oltre a questo ci occupiamo anche di fare formazione per quanto riguarda il controllo funzionale dell'usato. Quindi nell'ambito di questo centro svolgiamo periodicamente, sia a livello nazionale o per conto di Enama, o addirittura a livello internazionale, così come a livello regionale, dei corsi di formazione per quelli che saranno le persone preposte poi al controllo funzionale delle macchine in uso. Il PAN ci parla sia di controllo funzionale sia di taratura. Di fatto che differenza c'è? Beh, il controllo funzionale è quello previsto e obbligatorio con questa scadenza che dicevo prima, che è novembre 2016. Il controllo funzionale vuol dire la verifica della funzionalità della macchina. Invece la regolazione, detta anche taratura, consiste nel fare in modo che la macchina, una volta verificata la sua funzionalità, sia regolata in maniera tale da adeguare la distribuzione a quelle che sono le condizioni ambientali, che vuol dire, nel caso per esempio delle piante da frutto, le forme di allevamento, i sensi di impianti, oppure nel caso delle colture erbacee, regolare l'altezza della barra in maniera tale da avere la massima possibile uniformità di distribuzione. Il controllo funzionale quindi è obbligatorio entro il 26 novembre di quest'anno e la taratura? La regolazione non è obbligatoria, è prevista dal Piano d'Azione Nazionale come un'azione da promuovere nell'ambito delle misure volontarie previste dai prossimi piani di sviluppo rurale, proprio perché appunto si è capito l'importanza anche di questa azione. Una macchina può essere perfettamente funzionale, ma se non ben regolata non dare quei risultati che invece potenzialmente potrebbe dare. Quindi la regolazione per adesso non prevede nessuna scadenza, ripeto, il PAN richiede che questa regolazione sia fatta in maniera autonoma dall'agricoltore, ma attraverso una formazione dello stesso, formazione che dovrebbe avvenire attraverso i patentini, i corsi per il rilascio degli ex patentini per l'uso dei prodotti fitoiatrici, ma mi risulta che per adesso questi corsi non prevedano delle ore specifiche e del tempo specifico dedicato a questo argomento. Quindi la regolazione dovrebbe essere fatta, e alcune regioni l'hanno già prevista, insieme al controllo funzionale e a seguito del controllo funzionale dai centri prova che effettuano questo tipo di operazioni. Ma in base all'esperienza maturata qui all'interno dell'università, quanto incide una buona taratura, una buona regolazione
dell'irrolatrice sull'efficacia del prodotto? Tantissimo, cioè la regolazione è fondamentale. È ovvio che se io parto da una macchina che non è in grado di funzionare correttamente, mi riferisco per esempio a un manometro che è starato, addirittura bloccato con la lancetta in una certa posizione, oppure se io monto degli ugelli che sono usurati, faccio fatica a poi fare una regolazione corretta. Ma la regolazione, se diamo un valore 100 al risultato finale, ha sicuramente un'incidenza superiore rispetto sul risultato finale rispetto al controllo funzionale. Grazie per la disponibilità, le auguro un buon lavoro e nei prossimi mesi ci vedremo sicuramente per raccontare agli agricoltori cosa devono fare per fare bene il loro lavoro anche nel campo macchine. Grazie, buona giornata. Grazie a lei.